Allora, sono qua sulla 3D Experience, sono qua su X Design perché volevo riguardarmelo così via. E mi è venuto in mente: ma come faccio a usare il comando curva guidata da equazione? Ok, quello che è Equation Driven Curve. Allora, ho provato a cercarlo, non trovandolo qui. Ho provato a usare la guida, ok? La guida molto vasta, ok? Forse anche troppo, vabbè. Però alla fine, adesso vado a vedere dove ero andato prima, ok? Cosa ho fatto? Io prima ho messo Equation Driven Curve. Comunque questo io vorrei, nel senso, fare un highlight di questo, nel senso che tenere bene a mente, vabbè, utilizzare le virgolette per cercare parole esatte, comunque parola 1, parola 2, vabbè, tra virgolette, e così via. Questo che rimanga, dovrò fare una croppata poi. Però se io metto tra virgolette Equation Driven Curve, non c'è, ok? Non c'è, e dunque andiamo qua alla prima domanda. Qui io metterei solo le mie app, perché se metto tutte le app diventa fuori un bordello. E dunque, se io faccio Equation Driven Curve, e no, non ho fatto qua, vediamo Equation Driven Curve, Driven Curve. Io ho queste qua, una sull'X-Shape che però non mi interessa, l'X-Frame non mi interessa, X-Shape Meta per adesso non mi interessa, X-Design. Però se vado qui, non c'è, dunque deduco che sull'X-Design non ci sia, non ci siano questo comando che io trovo molto importante in SolidWorks, che sono le curve guidate da equazione. Dunque, l'help è in inglese e il software lo uso in italiano perché qua sono i comandi, però niente, è un peccato perché a mio avviso era un comando certe volte molto molto interessante, ma magari ci sarà qualcos'altro, non lo so. Io ho provato, ma non cioè, il discorso delle equazioni c'è, però io volevo anche la curva guidata da equazione. Vabbè. Speriamo che. Magari mi sono sbagliato io, non lo so. Io ho provato, non l'ho trovata. Come avete visto voi sul manuale, quello online, questo qua del punto di domanda, non c'è. Se invece uno va su SolidWorks, ci sono. Vabbè. Ci vediamo alla prossima, arrivederci.